Al Tutto Food di Milano, la Iena Cisco ha fatto diverse incursioni nei padiglioni, tra questi anche il salumificio Amadeo, presente alla kermesse con i suoi prodotti d'eccellenza. Tu sei? Anna Amadeo. Che, ossia? Cioè, la proprietaria di questa azienda calabrese che è capofila di una rete nazionale di produttori che fanno il suino nero italiano, una fantastica biodiversità che dobbiamo tutelare dall'estinzione e preservare questo patrimonio, e quindi abbiamo messo insieme noi calabresi, il nostro apulo calabrese, abbiamo messo insieme tutti gli altri produttori delle cinque razze autoctone riconosciute dal Ministero: Cinta Senese, Mora Romagnola, Casertana e Nero dei Nebrodi. Quei maialini che in Italia sono i puri, gli originali, 100% neri, e che già dall'Odissea Omero ci raccontava esistevano nel nostro territorio. Se li mangiavano già allora. Grumolavano sulle colline. E che sono più buoni di quelli spagnoli. Beh, sono i cugini. Sì, però sono i cugini più buoni. Siamo italiani. Ho deciso che per me sono più buoni. E quindi insomma si fanno tanti prodotti. C'è tanta azienda italiana, ci sono tante qualità. Ci sono tante realtà piccole e medie che soprattutto sono distribuite in 7 regioni d'Italia e che ognuna nel suo, quindi nella filiera produttiva, dall'agricoltore all'allevatore al trasformatore, tengono in vita una filiera che altrimenti si sarebbe estinta, quindi preservano queste razze, le allevano all'aperto, in regime di benessere animale, senza l'uso di antibiotici, come si allevava una volta il maialino in casa, quindi rispettandolo, perché è una materia prima importante che poi noi consumiamo, però se lo rispettiamo, rispettiamo noi stessi, quindi c'è anche tanta etica e sostenibilità e rispetto in questa filiera, che non deve essere solo produttiva. Infatti parliamo di piccolissimi numeri, di 10.000 maiali allevati in tutta Italia, che però ci mettono 2 anni perché crescono lentamente all'aperto per poi arrivare ad essere trasformati in eccellenze che noi consumiamo. E che era in pericolo di estinzione, mi hai detto anche. Esatto, perché nel 1990, quando mio padre ha iniziato, da soli 7 maialini, 2 maschi e 5 femmine. Non ce n'erano più? Non ce n'erano più. Si erano persi, uscivano questi maialini di tutti i colori, grigi, neri. Abbiamo fatto un lavoro di recupero della razza pazzesco, l'abbiamo riportata in vita e oggi sono tutti puri, neri e registrati all'ANAS nazionale.